Il paradiso delle signore, trame 19 a 24, la chiama Barbieri e Brancia lo consola. Manca sempre meno alla puntata finale del Paradiso delle Signore, ma man mano che il fatidico giorno si avvicina si verificano nuovi intrecci. Le anticipazioni del 19 e 20 aprile rivelano che il segreto della gravidanza di Gemma verrà alla luce e Marco dovrà prendere una decisione in merito alla partecipazione alle nozze della sua ex. Vito, invece, vorrà trasferirsi all'estero con Maria, ma dovrà parlarne con la diretta interessata, che però sarà alle prese con il nuovo lavoro affidatole all'atelier. A quanto pare la ragazza sarà in difficoltà visto che penserà di rivolgersi a Matilde per un aiuto. All'interno della puntata di mercoledì 19 aprile del Paradiso delle Signore ci saranno nuovi problemi per la coppia Irene e Alfredo. Tutto coinciderà con il raduno della famiglia Perico a Milano. In tale circostanza il magazziniere avrà intenzione di presentare Irene e i suoi cari. Ma la donna non sarà del medesimo parere. Pur di non andare al raduno, Irene accamperà una scusa che non farà altro che deludere nel profondo il suo fidanzato, il quale si sfogherà con Vito la mantia. Nel frattempo Marco di Sant'Erasmo frequenterà Gemma, ma soltanto come una semplice amica, in quanto vorrà cancellare dalla sua mente l'ex Stefania. Spazio anche a Marcello nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore. Da quando la contessa di Sant'Erasmo è andata via da Milano, il giovane Barbieri non troverà una serenità interiore. Adelaide telefonerà a Marcello e lui si confiderà con Ludovica, che cercherà di tranquillizzarlo, ma riuscirà nell'intento? Nel frattempo Maria, che è stata promossa stilista, dovrà portare a termine il lavoro, ma sarà in difficoltà. Sarà così che la giovane pugliese prenderà in considerazione di chiedere aiuto a Matilde. Quest'ultima intanto, esortata anche da Vittorio, sarà impegnata a fare luce sulla vicenda drammatica dell'incendio che ha devastato la fabbrica della sua famiglia. Nell'appuntamento di giovedì 20 aprile del Paradiso delle Signore, Marco declinerà l'invito alle nozze di Gemma. Successivamente l'ex di Stefania scoprirà che la giovane Zanatta è in dolce attesa. Dopo un periodo di silenzio assoluto, ecco che Adelaide si rifarà viva al telefono con Marcello. Mentre quest'ultimo non esiterà a sfogare i suoi timori a Ludovica, il commendatore Guarnieri scoprirà qualcosa sul conto della cognata. Il giorno del raduno parentale dei Perico giungerà e Alfredo dovrà presentarsi senza la sua amata fidanzata. Vito, invece, dovrà parlare a Maria del suo progetto riguardante l'Australia. Vito vorrebbe stabilirsi all'estero con la sua amata, ma come reagirà la diretta interessata? Si avvicina a grandi passi il giorno dell'esame pratico e Salvo aiuterà Elvira con l'ultima lezione di guida. Nel frattempo Tancredi chiederà a Vittorio di non spronare sua moglie a investigare sull'incendio. Crestine pentru tine, fie egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimaru, spike, buia, si șoapă, grasul nimeni altul, del, vedeți sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc, cresc. Ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La câte urât